Ma salve a tutti! Vi avranno detto spesso che andare in treno è bello, è a miri panorami unici ed è magari meno pericoloso che volare, ma non è affatto così. Non tanto i treni quanto i binari dove circolano risultano essere davvero ma davvero pericolosi a volte. E se volete scoprire quali sono quelle nelle prime posizioni mondiali, allora ricordatevi prima di fare un bel giretto nel canale di gaming ufficiale e di seduraiarvi che partiamo subito. Chennai Express in India. Questa linea percorre il Pambam Bridge, un ponte costruito letteralmente in mezzo al mare che collega la terraferma all'isola di Rameswaram. È stata costruita nel 1914. La parte principale della tratta è stata invece costruita per aprirsi, così le navi possono passare. Come avrete intuito, quando ci sono tempeste e alte maree, il viaggio è pericolosissimo. A volte rimane anche chiusa per questi motivi, ma altre volte non si sa perché rimane comunque aperta. Aso Minami in Giappone. Il monte Aso è il più grande vulcano attivo del Giappone ed è tra i maggiori al mondo. È anche la zona dove passa un treno regolarmente. Avrete già capito perché sono pericolose queste rotaie di sicuro. Il vulcano potrebbe eruttare in qualsiasi momento, ma si vede che alcuni amano i rischi. Si può addirittura vedere un po' di lava dal treno e qualche detrito vulcanico. Non ci sono nemmeno protezioni laterali, ma in teoria non ci dovrebbero essere davvero delle possibilità che il vulcano erutti proprio al passaggio del treno. Però era giusto menzionarlo nel caso voleste sfidare la sorte. Il naso del diavolo in Ecuador. Chiamata Devil's Nose, è una tratta di 11 km ed è un'attrazione turistica molto ambita da tanti coraggiosi. La sua costruzione è iniziata nel 1872 e conclusa nel 1905. Ci sono soltanto due orari disponibili, alle 8 e alle 11, proprio per la pericolosità. E costa circa 30 euro il viaggio, che dura circa 2 ore e mezza. È affiancata, come potete vedere, a una montagna e non ha un semplice percorso dritto, ma pieno di curve, discese e salite. L'ultima è quasi verticale, da quello che si dice. Insomma, è così pericolosa che i passeggeri non possono sporgersi durante il viaggio, perché è vietato e si deve cercare di limitare le foto dall'esterno fino all'arrivo. Immaginate il macchinista che mal di testa ogni giorno. Treno delle nuvole. Un tempo salire a bordo del treno de las nubes significava percorrere 217 km, per un totale di circa 15 ore tra andata e ritorno, attraverso la spettacolare Quebrada del Toro. Oggi, seduti dentro le sue affascinanti carrozze, si possono percorrere solamente 24 km, da San Antonio de los Cobres al viadotto di ritorno La Polvoria. Ma a quanto pare è comunque una cosa magica e allo stesso tempo molto pericolosa, perché ad un certo punto le rotaie sono posizionate a 4.000 metri di altezza. Le persone possono vedere le nuvole sotto i loro piedi. Parte solo 3 volte a settimana e quelle 3 volte più turisti possibili vogliono affrontare questo percorso che lascia spesso senza fiato. White Pass e Yukon Road in Alaska. È un percorso lungo 177 km, fu aperta nel 1898 e poi chiusa nel 1982 per la pericolosità. Più avanti, nel 1988, dopo adeguati controlli, è stata riaperta per turismo. Collega la città di Skagway, in Alaska, con la città di Whitehorse, territorio dello Yukon. Ora è il percorso escursionistico più famoso dell'Alaska. Comunque sia, i turisti che prendono questo treno di sicuro sono molto coraggiosi, perché la costruzione è abbastanza vecchia, con ponti senza protezioni e punti altissimi, che donano però una vista incredibile, ma allo stesso tempo molto pericolosa, come già detto. Viadotto Landwasser. Non so se l'ho pronunciato giusto, ma il viadotto Landwasser è uno spettacolare ponte in pietra, a 6 archi, che varca la profonda gola in cui scorre il torrente Landwasser o Landwasser, nel cantone svizzero dei Grigioni. Il ponte si trova sulla ferrovia dell'Albula, a poca distanza dalla stazione di Filisur. Nel 2008 è diventato patrimonio dell'UNESCO per la sua bellezza e raggiunge un'altezza di circa 65 metri, ma è anche pericoloso nonostante ogni giorno passino moltissimi treni, sia con la neve che con la pioggia e con tutto quello che volete. Guidare qui richiede molta attenzione, ma è una meta consigliatissima se si vuole rimanere a bocca aperta. Georgetown Loop in Colorado.
Connette Georgetown a Silver Plume nel 1939 era stato chiuso a causa di alcuni problemi, per poi essere riaperto nel 1984, ovviamente a scopo turistico. È lunga solo 7 km, ma la Georgetown Loop è un'attrazione turistica perché il viaggio è a 600 metri di altezza e passa attraverso montagne dalla vista spettacolare. Proprio a causa di questa altitudine diventa pericoloso attraversarla, ma finora non è successo niente di così spaventoso da impedire ai più coraggiosi di visitarla, attraversando ben 4 ponti di vecchia costruzione rimodernizzati e messi a norma. La ferrovia della morte in Myanmar. La ferrovia della morte che collega la Thailandia con il Myanmar è una linea di 258 km sul fiume Kwai. Il treno costeggia sulle scogliere a picco e passa sopra una serie di traballanti ponti di legno. Durante la costruzione di questa ferrovia sono morti più di 90.000 operai, costretti notte e giorno a lavorarci. Proprio per questo, oltre a essere pericolosissima, si è meritata il nome di Ferrovia della Morte. Durante l'occupazione della Thailandia, i giapponesi volevano trovare un modo per mandare supporto e viveri ai loro alleati. Così, tra il 1942 e il 1943, iniziò la costruzione di una linea ferroviaria di vitale importanza. Visto il passato che ha avuto, il ponte è meta di gite di molti militari o studenti di scuole militari, appunto. Cumbres e Tolkien Scenic in Nuovo Messico. Questi binari sono stati costruiti nel 1880 e collega Antonito in Colorado e Chama nel Nuovo Messico. Sono lunghi 104 km. Ad oggi è la più alta ferrovia a vapore negli Stati Uniti e piuttosto ripida sul lato di Chama, con una pendenza del 4%. Il servizio passeggeri regolare era attuato dal San Juan Express, che correva da Alamosa a Durango, ed è stato interrotto nel 1951. Nel 1970 è stata riaperta la stazione per permettere regolari tratte turistiche. Può anche essere molto popolare, ma passa in zone alquanto pericolose, tra cui montagne, strade piene di foreste e tanto altro. Sicuramente una bella meta per i più coraggiosi. Otenikwa Cho Train in Sudafrica. Era un treno a vapore d'epoca di servizio regolare, in Sudafrica fino all'estate del 2010. Passava su una spiaggia, partiva da George in Sudafrica e con un percorso panoramico di 67 km costeggiava la Garden Route, nei pressi di Knysna. Attraversava un ponte sospeso sulla laguna e un po' di maree pericolose. Nel 2006 una frana interruppe la linea. Il 24 agosto del 2010 fu annunciata la soppressione definitiva del treno. La decisione è stata presa in seguito alla sospensione del servizio ferroviario tra George e Knysna per l'impossibilità economica di riparare i danni alla linea causati da forti piogge, inondazioni e smottamenti. Insomma, un percorso davvero pericolosissimo. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. E vi ricordo anche che finalmente abbiamo raggiunto i 100 follower su Twitch, quindi tra un po' ci sarà il contest. E quindi ricordatevi di seguirmi anche lì se non lo avete ancora fatto.